Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qua a bordo di questa bellissima Porsche Cayenne del 2021. Questa Porsche, come tante altre, è sprovvista del App Connect, quindi quel sistema che ci permette di collegare il telefonino alla radio e quindi vedere per esempio Apple CarPlay con le sue icone o Android Auto con le sue icone. Essendo sprovvista, adesso andiamo a fare la nostra magia e poi ci vediamo fra poco per vedere il funzionamento completo. Eccoci ritornati, possiamo notare che sul menu laterale è comparso Apple CarPlay. In realtà funziona sia con Android Auto, come vedete, sia ovviamente con Apple CarPlay. In questa versione ufficiale però, come vedete, non è in full screen, perché qua c'è il box dei menu della radio dell'auto, mentre l'Android Auto o l'Apple CarPlay saranno sezionati. Ci vediamo fra poco per fare anche la versione full screen. Eccoci ritornati un'altra volta, andiamo sul nostro Apple CarPlay o Android Auto e come potete vedere è full screen, perché questi sono i podcast. Se io apro anche la mappa, infatti la vedete che occupa tutto l'intero schermo, anche il menu di Android Auto. Ripeto, la stessa cosa varrebbe anche per Apple CarPlay. Questo comunque non toglie la funzionalità di Porsche, perché cliccando la freccina che vedete esce comunque il box con le funzioni rapide dell'auto, della radio Porsche. Abbiamo anche sbloccato i video in movimento, adesso siamo macchina ferma, ma se partiamo, come potete vedere, il video viene continuamente riprodotto senza problemi. Vi ricordo di non guidare con un video. Il video è fatto apposta per i nostri passeggeri, magari un bambino, un cartone animato, magari la donna per fargli vedere un video musicale. Noi guidiamo senza distrarci. Oltre a tutto questo abbiamo anche aggiornato le mappe del navigatore della radio Porsche, aggiornando l'ultima versione 2023. Così adesso la macchina può navigare con una cartografia assolutamente aggiornatissima. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mi raccomando lasciate un sacco di like, iscrivetevi ai nostri social e ci vediamo per un prossimo video. Alla prossima!